siamo a Piazza Levanto, abbiamo finito in questo momento la manifestazione funebre, direi, perché mi hanno consegnato le chiavi dei loro negozi, delle loro attività, mi hanno consegnato le disdette dei loro contratti di locazione, mi hanno consegnato simbolicamente la chiave, sono tutte le attività commerciali che sono chiuse a Messina dal ormai 9 di marzo e che non sono più nelle condizioni di reggere questa situazione. Per questo motivo stanotte abbiamo elaborato la proposta definitiva che è stata mandata al Presidente del Consiglio Conte, il quale probabilmente chiuso tra le mura dorate dei suoi palazzi non si rende conto che tra poco la gente si suiciderà, farà azioni inconsulte. È ovvio che la questione diventerà di ordine pubblico e non è giusto che tutto il territorio italiano venga trattato con le stesse prescrizioni, restrizioni che allo stato attuale sono giustificate solo in qualche regione dove la situazione della diffusione del virus non tende purtroppo a fermarsi. Nelle regioni meridionali c'è soltanto il 10% complessivo di quella che è la situazione di diffusione. E allora non è pensabile, dopo che abbiamo costretto, giustamente, io sono stato il cosiddetto sindaco sceriffo che a Messina ha avuto la forza e il coraggio di imporre le maggiori restrizioni rispetto a tutto il resto d'Italia, di questo devo ringraziare la città che mi ha sopportato e supportato nello stesso tempo, ma ora non posso continuare più ad accettare, dopo che ci siamo comportati tutti rispettosi delle regole, non posso accettare queste restrizioni ulteriori e soprattutto l'assenza di una strategia complessiva anche in relazione a un arco temporale che consenta a tutti quanti di poter riaprire. Allora abbiamo avviato la strategia che abbiamo definito libertà autovigilata, perché siamo coscienti che per una lunga fase, sarà un anno, fino a quando purtroppo non si troveranno le soluzioni, che sarà il vaccino o altre cose ancora, che ci potranno rendere immuni da questo maledetto coronavirus, siamo fermamente coscienti che per questa fase dobbiamo convivere in una situazione diversa. Ed ecco perché abbiamo impostato la strategia che ci consentirà di ripartire. Abbiamo messo nero su bianco tutti i nostri suggerimenti al Presidente del Consiglio Conte e l'abbiamo inviato a tutti i presidenti delle regioni meridionali. Bisogna riaprire con una, ovviamente, libertà vigilata. Ed ecco il sistema che noi abbiamo messo in campo per riaprire non solo tutte le piccole attività economiche che ormai stanno fallendo, ma anche per sostenerle, e abbiamo chiesto allo Stato che ci faccia una semplice norma ai comuni che hanno i soldi, la possibilità di poter legittimamente aiutare le imprese e quindi per non incorrere nei cosiddetti divieti degli aiuti di Stato. Tutte queste sono norme di buonsenso che le pretendiamo immediatamente, perché io non accetto di passeggiare per la città e vedere questo cimitero a cielo aperto. Non accetto che le nostre chiese continuano a rimanere chiuse o non si possano celebrare le funzioni. Non accetto che i cimiteri continuino a rimanere chiusi. Tutto questo significa veramente non vivere. E già la fase l'abbiamo ampiamente superata. E allora che la politica si assuma la responsabilità delle proprie decisioni. Ormai l'abbiamo capito che dobbiamo convivere col coronavirus. Ci sono bastati quasi questi 50 giorni di non vita, ma è ovvio che siamo persone anche responsabili e non è pensabile che il Presidente Conte continua a vederci come noi sudditi e lui il re, concedendoci un giorno una cosa e concedendoci un giorno un'altra. Ci siamo rotte le balle ora, Presidente Conte, e quindi io la mia decisione l'ho presa, vi ho scritto, vi ho dato i miei suggerimenti e il 4 di maggio farò la mia ordinanza che entrerà
in vigore dal 25 di maggio. Con tutto questo ragionamento definirò, visto che voi ancora non l'avete fatto, le prescrizioni di sicurezza per ripartire, e faccio aprire tutti i ristoranti, bar, palestre, parrucchieri, barbieri, cazzolai e piccoli artigiani, si andrà a pesca amatoriale, ma a chi rompono le scatole queste piccole attività? A chi mettono in pericolo? Perché un sub non può andare a farsi appunto la pesca subacquea? Non si sa, perché magari il sovrano dice no. Bene, noi di tutto questo siamo stanchi perché abbiamo rispettato le regole, ci siamo proprio, abbiamo annullato le nostre libertà, ora vogliamo quantomeno un po' di libertà vigilata. Ed ecco perché da Messina si parte col progetto di libertà autovigilata.